Ciao. Eccolo qui, ladies and gentlemen, Dario ragazzi, Moccia. Ce l'abbiamo fatta. Ivan. Ce l'abbiamo fatta, caro Dario. Vabbè, dai, alla fine ci è voluto giusto un mesetto. Pensavo peggio. Ci ho sì, messo anche io è, per, per avere Barbero. Ci ho messo un anno con te, un mese. Diciamo che... Barbero mi hanno detto eh. che è un po' ostico per le interviste. Sì, sì. lo sapevo anch'io. Sì, 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 io non l'ho mai invitato, ma mi hanno detto che, è... non l'ho mai invitato proprio perché mi avevano detto che era tosto da invitare, io dopo un po' mi rompo i coglioni, quindi... Eh, però ti ho posso detto, dire vabbè, che ne vale vabbè. la pena, cioè, quindi... No, immagino, 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 immagino. vabbè, penso che sia un one man show, quindi sì. è anche un vantaggio, però sì, devo esatto. stare dietro a una, una intervista, ci diventerei scemo, dico la verità. Eh, caro sì, Dario, questa. caro Dario, buon anno, anche Dario, buonasera, buon anno. Dario buonasera ciao, ciao no, che ero mutata e io parlavo giustamente oh, okay. non ciao Francesca è ciao, abbiamo Francesca, piacere. che è una tua fan cioè la mamma ah, di mio okay, figlio grazie. che è una tua fan <ride> tutti fan solo io non mi ti cago Dario va bene va benissimo così a ognuno so, è il suo scherzato. allora caro Dario dimmi che rapporto hai iniziamo subito boom, 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 boom. che rapporto Vai. hai con la politica Dario Bah, diciamo che è un rapporto non di amore e odio ma quasi, Se la seguo seguo le cose più importanti approfondisco gli argomenti che preferisco, che non approfondisco tutto, approfondisco solamente tipo eh, lotta all'evasione lotta eh, alla corruzione e lotta alla mafia sono gli argomenti che mi interessano di più perché sono convinto siano i veri problemi dell'Italia ho ecco, detto proprio papale papale anche io vado, vado veloce e, sì e Quindi mi interesso soprattutto della lotta alla mafia. È una, è una delle cose che mi, insomma, che mi preme di più e su cui mi informo di più. E ormai ho dei punti di riferimento che mi piace ascoltare. Eh, uno su tutti i gratteri. Eh, che mi piace ascoltare. Che seguo con grande fermento. Che qui abbiamo, abbiamo qualcuno che non apprezza molto gratteri. E eh? eh, vabbè, vabbè, io l'unica cosa su cui non sono d'accordo con gratteri è la contro la legalizzazione delle droghe leggere okay, no, no. io sono a favorissimo quindi eh, però per il resto concordo bene o male su tutto quindi eh, ho i miei i punti di riferimento mi informo con quelli e vado avanti con quello però se, purtroppo sono robe che, di cui si parla sempre meno anche l'ultima manovra è testimone che eh, anche la lotta all'evasione non è una priorità è un po' un Argomento farlo sembra, sembra il contrario. Ecco da sì, questo, sembra che addirittura manovra. si sostenga gli evasori, quindi insomma, non sono molto d'accordo. Comunque, noi ci arriviamo. No, visto che m'hai citato la lotta alla mafia, allora colgo l'occasione per lanciarti un invito. a ehm, Se ti va, io ho un contatto diretto con uh, un ex, diciamo. Uh, abbiamo anche intervistato un ex membro dell'Andrangheta e secondo me per ah, il tuo pubblico sarebbe bello da intervistare. Perché no, perché Io no, non è stato di cons consiglia un anno e mezzo fa, quindi sarebbe un contenuto comunque secondo me molto interessante. Perché no, voglia. Un, un giorno piacerebbe intervistare anche Gratteri con la verità, però Eh, pure eh, noi eh, ci stiamo provando da un po', eh, non è esatto. che non è facile. facile. Non è facile. So, eh, sono quei contatti molto particolari, delicati, diciamo, però va bene così, insomma. Sì, più che altro reperire il contatto, perché giustamente abbiamo quello della procura, però non è che la procura può mettersi a rispondere. <ride> certo, certo. Dico, cioè, allora che facciamo? Cioè, sì, non sì, è sì. il caso. Quindi comunque dei temi strettamente attinenti alla giustizia e tutto quell'ambito lì. Cioè, sì. ti, ti interessano e ti informi proprio sui movimenti quotidiani, mm. cioè come eh, quotidianamente cercano di contrastare questi fenomeni, eccetera, sì. eccetera. Sì, sì, sì. Anche okay. l'assenteismo spesso che c'è riguardo a queste... Eh, anche il silenzio cioè, riguarda queste mh, tematiche e anche mi piace vedere come si muove il potere a seconda di chi dice cosa per esempio Gratteri è stato lasciato solo più e più volte un po' come eh, vecchie, vecchie, vecchie storie anni 90 quindi mi piace molto informarmi e informare anche il mio pubblico perché queste persone non devono rimanere sole perché non, eh, è quando sono sole che vengono colpite non è detto che c'è l'autobomba come ai vecchi tempi, però magari rimanendo sole perdono potere e quindi vengono ricollocate e quindi gli levi: insomma, gli levi il ruolo che sanno occupare meglio ed è finita. Perché eh, poi metti il corrotto, o metti il giudice che eh, tappa tutti e due gli occhi. Insomma, abbiamo visto queste dinamiche più e più volte nel corso dei decenni in Italia e mi dispiacerebbe accadesse lo stesso. Non credo accadrà con gratteri perché è molto in vista. E se sparisce gratteri, secondo me qualcosa anche a, a livello di opinione pubblica si muoverà, però è sempre meglio non, non sottovalutare queste questioni. Insomma. No, no, è vero, anche perché poi ultimamente gli hanno anche aumentato la scorta, se non ricordo male, perché ha ricevuto nuove minacce, nuovi e procedimenti, via. no, comunque, mm -hmm. no, perché Ivan diceva io ho delle visioni differenti su molte delle cose che dice Gratteri, però sulla questione di, di lotta alla mafia e quello che fa poi in Calabria, nulla da dire. Cioè ecco, eh, quello, quello mi interessa vista. più che altro. Esatto, me. quindi su quello proprio... Nulla da dire, tranne appunto la questione della cannabis. Infatti, vedo che da quel punto di vista la domanda è quasi inutile, quindi. Sì, sì, sono Penso... a favore della legalizzazione, assolutamente. Ma secondo me, questa mi è venuta in mente adesso, questa domanda, visto che è uscito fuori il tema, insomma, anche del passato, delle bombe, di, di chi giust... ricorda giustamente Falcone, Borsellino, Piersanti, Mattarella. Ma secondo voi. I social in qualche modo, anche il fatto che qualsiasi cosa succeda ora, si fanno video, insomma è anche magari più difficile, tra virgolette, fare certe cose di nascosto, hanno, eh, diciamo, costretto in qualche modo anche la, la mafia, la malavita, la camorra ad agire in altri modi, quindi magari meno bombe, meno attentati e più azioni mm. di altro tipo. Cioè secondo voi i social in questo hanno avuto una... Cambio, hanno avuto una funzione, non so se per i social. Più che altro la mafia non mette più bombe, non spaventa più con attacchi di questo tipo. Un po' perché è demodè, diciamo che sono soliti adesso minacciare per altre vie, o togliendoti voti, o togliendoti soldi, chiudendo rubinetti, eccetera. Però in generale la mafia si muove solo quando ci sono delle manovre molto stringenti nei loro confronti. Quindi, quando si sentono all'angolo, iniziano a piazzare bombe per spaventare. Infatti, anche la trattativa, come piace eh, definire a qualcuno la presunta trattativa, che per me è presunta, non è, eh, si basava proprio su quello, cioè sul fatto che Grazie, eh, la mafia ha iniziato a piazzare le bombe proprio perché eh, si stavano inasprendo delle leggi e se ne stavano introducendo di altre per. Tarpare le ali alla mafia, quindi la mafia si è mossa e si è subito fermata quando la trattativa è andata in porto e lo Stato ha agevolato la mafia. Quindi, secondo me, si rimuoverà o piazzerà altre bombe o comunque eh, minaccerà attraverso altre vie, se proprio di bombe non vogliamo parlare, visto che siamo nel 2023. Eh, solo quando ci sarà una manovra seria, seria, seria contro la mafia. Cioè, seria vuol dire che veramente non gli danno scampo, li mettono all'angolo, iniziano veramente a, a muovere l'esercito. Perché eh, l'esercito della mafia è un esercitino nei confronti a tutte le forze dell'ordine che abbiamo attive in Italia. E, mh, però, secondo me, nessun governo ha voglia di fare questa roba. Perché c'è da dire, Dario, vero, che la mafia vero. probabilmente ha anche magari qualche uomo inserito proprio nelle nostre forze dell'ordine. Tu devi proprio rivedere tutto, cioè mh, lottare, combattere o sconfiggere la mafia vuol dire rifare completamente l'intero sistema italiano. Cioè, come quando torni, togli un'ernia importante dal corpo di una persona. Poi devi mettere una protesi o qualcosa che a volte non le toccano nemmeno certe ernie perché vai a scombussolare l'equilibrio fisico di quella persona. Se te vai a togliere le mafie dall'Italia devi ripensare a tutto il sistema italiano completamente. Quindi devi mettere qualcosa che va appunto a sopperire a quella mancanza che c'è sempre stata. E quindi nessuno ha voglia di fare questo e soprattutto non ti porta voti come dire ehi rimpatriamo questi 100 clandestini oggi. Non, 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 non porta mai voti. Capito? Eh, anzi, molti la vedono come una roba retorica. Eh sì, Falcone e Borsellino, dai, la, sola, la solita retorica sull'eroe, ma come? Cioè, non... Sì, viene infilata non, non diciamo anche nei discorsi, ricordo i discorsi di insediamento dei vari presidenti, viene citata così all'ultimo, ma addirittura alcune volte neanche la citano. Insomma, è una cosa, come hai detto tu, di poco conto ecco nella eh sì. politica italiana purtroppo, perché non porta voti sostanzialmente. Eh no, non porta molti voti, no? anche a livello comunicativo no. Vieni visto come uno che sì, un grande eroe, ma poi i voti dispostano altre questioni, dai. Un'altra cosa anche che, eh, cambiando tema, porta pochi voti purtroppo, al momento quantomeno, è quella del, del, del tema dell'istruzione della scuola. Ah beh, sì, sì. sì, sì. E, infatti ti volevo chiedere, parte del fatto che abbiamo avuto insomma un'astensione record a queste ultime elezioni. Anch'io ho annullato la scheda, quindi... Okay. poi no, no, mi sono astenuto, però ho annullato la eh, scheda, annullato. quindi anch'io sono, sono un orfano di questa votazione. Anch'io sì, sì, sì. Ok. Eh, no, il discorso è, secondo te, visto che vorrei mischiare un po' di politica e social... Il fatto che ehm, in Italia la media dei laureati sia molto più bassa rispetto all'Europa in generale, abbiamo insomma pochi laureati rispetto a tanti altri paesi, alla maggior parte degli altri paesi. Secondo te questa cosa qui da cosa può derivare e ti faccio una provocazione domanda. Dai. Potrebbe derivare anche dal fatto che eh, diciamo, l'esplosione della figura dell'influencer ha diciamo accentuato eh, diciamo la non voglia degli studenti di, di proseguire i loro studi, nel senso io vedo ah, da Dario Moccia okay. che ottiene successo, nella mia testa dico... Okay, dici tutti DJ e influencer, un po' quello è il punto della... Eh, nel senso io vedo quello che senza, senza particolari studi è diventato famoso, ha ottenuto successo, dico posso farlo anch'io, quindi magari non, non proseguo i miei studi, l'università, diciamo, ho fatto il tuo esempio ma... Cioè, insomma, ci sono. In generale io, tanti altri, ecco. Quindi eh, nella nostra cultura, un po' forse, non dico fannullona, però potrebbe essere che questo successo visto facile, che poi non è un successo facile, come abbiamo cercato di spiegare più volte, abbia, diciamo, accentuato questo no, rinunciare no, dei giovani. Non credo, il, il problema sta nei, nei professori ultra-mega centenari che non si sanno assolutamente interfacciare con le nuove generazioni, il problema sono le scuole, le scuole che vanno rifatte completamente, ripensate completamente o parzialmente comunque per certi indirizzi e certi tipi di istituto e, e soprattutto c'è una, una depressione giovanile, un'incertezza totale. Una, un terrore da parte dei giovani che poi li porta a perdersi per strada e a non essere recuperati da nessuna figura esistente. Se qualcuno pensa veramente di non studiare per diventare influencer, non ha capito una sega di questo lavoro, o, o, oppure non si è mai guardata intorno perché in questo lavoro uno su mille ce la fa, ma nemmeno uno su mille, uno su diecimila ce la fa. E, la, e le ragioni sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Non tutti sono abili a intrattenere, non tutti eh, possono fare soldi facili su Twitch e su YouTube perché c'è bisogno di una struttura enorme, di investimenti enormi, di sacrifici quotidiani. Quindi o, ognuno deve avere il suo lavoro perché è fatto per quel lavoro. Io penso che ci sia proprio un problema strutturale e ormai sociale enorme che porti poi le persone ad abbandonare perché... Non ho prospettive, non ho speranze, non ho soldi. Ho, le mie famiglie sono sempre più povere perché devo continuare a studiare, vado a lavorare, trovo quello che posso, che posso fare, eh, mollo gli studi subito dopo le superiori, anche perché i miei non si possono permettere l'università. Vado a lavorare, contribuisco alla famiglia e ciao. Mi pagano il nero, prendo le cè e via. Ma più che altro è questo. Secondo me, una montagna di problemi. no Non credo che sia per eh, l'introduzione della figura dell'influenza. Se è così, c'è. Cioè, e proprio sono idioti loro, secondo me, ma non credo che sia per quello. Okay. E secondo te, all'interno della scuola, se dovessi diciamo, elencarmi in ordine di importanza, tre problemi. Che, secondo te, sono quelli che penalizzano di più eh, la scuola, in particolare magari le superiori, ecco, eh? concentriamoci ma questo, sulle superiori, non te lo so dire, sai, non sono così ferrato. però eh, io mi ricordo per la mia esperienza. Però ormai sono passati. Beh, insomma. Sì, parlami anche della tua anni. esperienza senza problemi. Ci mancherebbe. Una dozzina di anni. Ecco, io mi interfacciavo po poco con i professori vecchi o comunque con i professori che erano poco illuminati. Cioè, erano professori che venivano lì, timbravano il cartellino e facevano la loro lezione da 50 minuti o un'ora e poi se ne andavano, grazie, arrivederci. Io mi interfacciavo meglio con professori che cercavano di capirmi, cercavano di indirizzarmi e soprattutto cercavano di farmi capire che quella materia era importante per il mio bagaglio culturale generale. E secondo me quindi il primo problema sono i professori almeno io notavo questa differenza abissale nel mio istituto e molti amici mi raccontavano dei problemi molto simili poi i programmi c'è poca, poca attenzione secondo me ora forse sono di parte però c'è poca attenzione per l'arte, per la creatività e, che è un problema perché sono anche poco aggiornati aggiungere mh. visto che insomma, siamo sempre lì alla seconda guerra mondiale ma il tempo scorre è vero, e anche programmi, ecco io se ne parlava l'altro giorno al pub, c'è un problema nel novecento, cioè è, è assurdo che non si studi così bene il novecento, si studia la seconda guerra mondiale, però tutto quello che è venuto dopo, no, ed è gravissimo perché la maggior parte delle cose che stiamo vivendo oggi, anche in Italia partono dagli anni 70 e arrivano fino a oggi. È necessario studiare gli anni di piombo, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, andare a capire che cosa è successo veramente, eh, tangentopoli, cioè tutta questa roba qua va studiata, anche l'arte del Novecento è importante perché Dall'arte passa l'uomo e capisci meglio la storia attraverso l'arte, cioè un movimento come il futurismo ti aiuta tantissimo a capire che cosa è successo in quegli anni. Idem per i movimenti che sono venuti dopo, perché sono arrivati quei movimenti, perché la gente doveva sfogarsi in maniera alternativa, perché viveva male e perché viveva male e eh, arrivi all'origine della storia. Quindi questo è, un po', questo è un po' il punto. Programma, professori e... e sì, forse anche una sorta di classismo nei confronti dei, di, di alcuni studenti che magari hanno un'altra strada, però li si obbliga a seguire la strada preimpostata perché è quello il programma che devi seguire. Quando magari vanno indirizzati meglio, bisogna ritagliare un po' il programma intorno a loro, però è uno sforzo più grande, è un investimento grande di tempo, e di denaro. Non lo so. Non, non Ma lì sono non così ci aspetto. può essere anche un una questione di, penso, cioè penso anche all'ingerenza di... Uh, familiari Quando ti trovi a scegliere la scuola superiore, ah, beh, sì, anche sì. nel momento in cui scegli l'università, perché comunque hai 18 anni, a 18 certo. anni non è che puoi decidere quello che farai a 30, cioè uno può cambiare idea 45 miliardi di volte, però ecco, anche lì non c'è anche una, una sorta di bistrattare tutte le scuole che non siano il liceo certo. scientifico e il liceo classico. Certo, cioè... io quando ai miei tempi c'erano le schede di valutazione dove ti consigliavano alle medie. Mi esatto, sa sti... abbiamo noi siamo dello stesso anno, credo. del 90, non so sì, se, io. Okay. ecco, io uh, mi ricordo queste schede che ti indirizzavano all'istituto superiore e il liceo artistico, che ai miei tempi era l'istituto d'arte, eh, era mh, praticamente l'istituto per i deficienti. cioè io che facevo, eh, che mi garbava a disegnare, che ero fissata con la creatività, eccetera, e che ero veramente un. Molto vivace per usare un eufemismo, mi indirizzarono verso l'istituto d'arte perché ero, ero destinato alla nulla totale. Quindi l'istituto d'arte era visto come l'istituto dei drogati, di quelli che non facevano nulla dalla mattina alla sera. E quindi mi, in questa scala di valutazione mi ricordo che ero l'unico in classe che venivo bollato come. Futuro artista, in realtà, come futuro fannullone, ecco, secondo me quella roba lì va tolta perché veramente crei delle rivalità inutili. Poi, soprattutto nei piccoli paesi eh, o nelle piccole cittadine, la gente mormora e quindi i genitori delle altre, eh, delle altre famiglie mormorano quando si beccano al supermercato, quando si beccano dal panettiere, sviliscono eh, gli altri figlioli. Insomma, è veramente ah, una merda. Eh, so, uh, nei paesini è tutto così. Tutto così. E poi si creano veramente rivalità inutili, rivalità e classismi inutili fin dall'adolescenza, dalla preadolescenza. È una stupidaggine. Io eh. scelsi il classico quando ero piccolo, proprio per, cioè quando ero ragazzino, proprio per questo, perché c'era questo sentore no? che il classico fosse il liceo per, per i geni, per, per le persone insomma, che avranno successo nella vita, poi seguivi eh, insomma, il consiglio di amici, no? <ride> E invece alla fine della fiera non è, non è stata per niente la scelta azzeccata. Eh sì, io... Ah sì, perché ti fidi eh, delle riunioni. Io mi sono trovato benissimo a, al mio liceo e quindi sono contento di averla la scheda di valutazione fatta assolutamente con altri scopi, molto meno nobili, però mi sono trovato molto bene e ho incontrato delle persone che mi hanno cambiato oggettivamente la vita. Quindi Va, va bene così, va bene, è andata bene, ho avuto fortuna. Però ci sono tanti artisti che vengono ancora additati come dei deficienti a giro per il mondo, ma anche persone che fanno i decoratori, restauratori, persone che comunque fanno arte in maniera proprio più classica. No, sono pazzi! O musicisti, ne parliamo in Italia, sono tutti deficienti, musicisti senza prospettive, ci sono anche licei musicali, eh, Però eh, la maggior parte della musica che viene insegnata è erpifero. O la diamonica con la trombettina se ricorda nelle scuole mamma medie, mia. mamma eh, mia, fargli fagli fagli imparare Tutti qualcosa di... al chiaro di luna, un di... invece, tipo... un po' di punk eh. servirebbe a questi ragazzi, un po' di, eh, di sì, per cambiare un po' le cose, dai veramente anche perché poi ecco ritornando al tema di prima, che dicevamo i temi che non portano voti, la questione giovani non porta voti. Più che altro perché sono no. e siamo, ci mettiamo anche noi. Dai. Eh, siamo una minoranza rispetto a quelli che uh, insomma votano <ride> tendenzialmente e uh, magari ritualmente, nel senso che ci sono, almeno lo vedo nella generazione dei nostri genitori che c'è quel partito che storicamente si vota e si continua a votare all'infinito oh, nonostante magari cambino le dinamiche interne, però non c'è questa attenzione verso i giovani e penso anche alla questione delle tematiche dei diritti civili, il fine vita uh, sì, e tante ciao. altre cose dove la società è andata sì, sì. Anni luce avanti e la politica resta ferma indietro. Eh, sì. cioè, secondo te è solo una questione elettorale o veramente il nostro paese non è pronto come, come ci dice? No, non è vero che non è pronto. No, no, secondo <ride> me è prontissimo, solo che bisogna avere il coraggio di andare in culo ai vecchi. Una volta tanto bisogna dire ragazzi andiamo in culo ai vecchi, perdiamo un po' di voti però per fare una bella figura sui giovani, per magari non far andare in default questo stato di merda. Proviamoci, il problema è che nessuno lo vuole fare, è un casino veramente umano. anche no, quelli sono... che in teoria si classificano come progressisti, poi sì. al dunque... Non, non, non ci sono i progressisti veri in Italia, secondo me, ci sono progressisti a corrente alternata, a seconda di, di che battaglia. L'opposizione non è una vera opposizione, è un'opposizione a quello che dice la Meloni, come era un'opposizione eh, quella degli anni 90 e 2000 a quello che diceva Berlusconi non bisognava andare contro a quello che diceva Berlusconi bisognava fare un altro tipo di programma di un altro tipo di percorso e la sinistra ha iniziato a morire proprio lì per me cioè ancora di più di prima cioè, andare contro all'opposizione solo alle parole di Berlusconi no bisognava fare proprio tutt'altro percorso è andata così adesso la sinistra è sempre più chic è sempre più eh, auto incensatoria è sempre più eh ma sono quei lati che non capiscono un cazzo, il popolo è bu e noi siamo i migliori e facendo così però se solamente diventi peggio della destra, più classista della destra non ti vedo più nessuno. Infatti io da, da elettore di centrosinistra che non ha un partito di centrosinistra eh, da votare perché non esiste una, un centrosinistra come voglio io e mi sento a culo all'aria, non, non mi sento rappresentato da nessuno. Che ne pensi di Giuseppe Conte? visto che mm. si sta diciamo cercando di posizionare come il nuovo PD possiamo dire S sì, sta cercando di essere lui la, la speranza, l'Obama italiano esatto. però di Obama italiani ce ne sono stati anche altri e, o non cioè, ce ne sono stati altri scusami ha, qualcuno ha tentato di spacciarsi come l'Obama italiano e abbiamo visto che fine ha fatto non lo so, io lo guardo con molto circospetto diciamo così va bene, ho capito, sì. ho capito Senti, invece, volevo tornare un secondo sulla questione dei professori della scuola? Perché era interessante, secondo me, perché ne abbiamo affrontato anche di recente, e visto mm. che io sono d'accordissimo con te quando mi hai detto dei professori che insomma, quelli, soprattutto quelli un po' più anzianotti, non riescono a catturare l'attenzione. Ma secondo te non sarebbe utile, oltre chiaramente a insomma, un ricambio generazionale anche tra i docenti? Eh, in, cioè, Richiedere tra le varie competenze di un, uh, di un docente di saper comunicare, cioè, quindi un corso, magari fare dei, dei corsi di master di comunicazione. Eh, perché, magari, sì. Però, visto magari. prima che abbiamo citato Barbero. No? Se, se tu avessi Barbero in classe, insomma, sono convinto eh, che sì, sì. non credo nel 100%, perché comunque eh, qualche so, studente mamma... che non gli va di ascoltare ci sarà sempre. Cioè, inutile, sempre cioè... sì, sì, però, sì, io sì, credo sì. che la soglia di attenzione, magari. Del 60% della classe sarebbe all'80-90? Al sì, ma però il problema mm. è sempre il solito, Ivan. Dove trovi i soldi per fare dei master, per insegnare ai professori come. Evolversi come parlare, eh, io toglierei a... insomma il super bonus. I redditi, cittadini no, no? No, aspetta, come li trovi veramente i soldi? Perché è chiaro che, che il modo per trovarli c'è. Semplicemente vai ad attingere a tutti i soldi eh, tu evasi. Immagina tutti i soldi usati per i bonus. A questo punto investo e... sull'istruzione. Sull a perdere, però, non è un investimento a perdere alla lunga. No, ma immagina tutti i soldi evasi da, dalle persone nel corso degli anni. Quanto cioè, per, lascia perdere, cioè, infiniti eh, denari. Fatte arriviamo anche sulla cosa evasione, mm -hmm, eccetera. Volentieri. E, e, eppure no, no, si va a togliere le cazzate che sono poco, però non, ma chi lo fa, Ivan? Cioè, mi, mi fanno ridere, che sono soluzioni nobilissime, le attuerei domani, Ivan, sono d'accordo con te, ma mi fa ridere il pensiero di un governo che fa veramente queste cose, non, non ci credo mai, non le faranno mai. Però, vabbè, anche l'etica, per me si dovrebbe fare come in Giappone, cioè insegnare l'etica nelle classi, che è una, una materia secondo me molto importante però l'etica lavorativa, l'etica sociale, ciao, e come fai? E bisogna reinventare tutto, spendere un sacco di soldi che non hanno intenzione di spendere, capito? Si spende soldi in quello che porta voti. Io sono molto disilluso da questo punto di vista, forse anche ah, un beh. po' retorico, però ormai sono stata abituata. è cioè, quello che, insomma, eh, voglio dire, il tuo parere è, è molto condiviso perché appunto alle elezioni abbiamo visto, insomma, quanti non, non hanno votato, hanno annullato il voto, non sono proprio andati, quindi... Tu mm. rappresenti in questo caso il pensiero della maggioranza degli italiani, poi lasciamo perdere la Meloni ha vinto, però la maggioranza degli italiani hanno detto: Io non, non votato. voto. Però io, nella maggioranza degli italiani, vedo più una disillusione e una rendevolezza. Io non mi sono arreso ancora. cioè io sto aspettando di trovare il partito giusto, la figura giusta che o comunque. Quel programma giusto perché io mi sono guardato tutti i programmi e la lotta alla mafia c'era scritto Lotta alla mafia, che non vuol dire assolutamente niente. Sì. Cioè, non mi parli di investimenti, non mi parli di figure, non mi parli di manovre serie, cioè punto per punto, lotta alla mafia, e vuol dire. Cioè, come la, cosa vuol dire? Eh, Faccio un post eh, su Facebook dove scrivo: La mafia è una merda, quella, lotta, quella può essere lotta alla mafia, ma cosa cambia? Niente. Eh, quindi io sono ancora bello carico, però non, non trovo riscontri. Capito? Non mi sono arreso, ecco quello. No, anche perché rimango qua. Io potrei andarmene in Portogallo, a Svizzera, a Malta. Ah, uh, eh, infatti, pagare no, molti ti volevo dire. Taso. Anche questo è un tema che tra, tra insomma. Eh, eh. Imprenditori, influencer, è un tema molto caldo, nel senso che molti eh, se ne vanno, comunque sia ci stanno pensando. Tu invece no, no, rimango hai, qua, rimango. tu hai deciso di rimanere, immagino. Sì, sì. Eh, anche però insomma, perché hai comunque eh, la tua famiglia, i tuoi amici, un'attività di famiglia, anche immagino. Quindi... Ho comprato casa, sì, l'altro giorno. No, ma non è tanto per l'attività di famiglia. Cioè, io eh, ho comprato un pezzo del ristorante, ma l'ho fatto più che altro per aiutare i miei. E dopo tutto quello che hanno fatto per me, ecco, però potevo gestirlo anche da, dal Portogallo, dalla Svizzera, il ristorante. Poi in caso di emergenza prendevo la macchina e scendevo. Ma ho comprato casa qua quando potevo comprarla da un'altra parte. E... Potevo vendere la mia prima casa, andare a comprare la mia seconda casa che di nuovo prima eh, da, da un'altra parte ma non l'ho fatto perché non mi va cioè non mi va proprio mi piace l'italia capito non ci posso fare nulla con tutti i suoi problemi però continua ad attirarmi continua ad affascinarmi e continua a volerci vivere poi chiaramente è, per me eh, lavorare in italia è come selezionare la difficoltà massima in un, in un gioco cioè va, fai tutto molto perché le persone eh, spesso si prendono ponti molto lunghi non ti rispondono mai perché sono vacanza agosto in Italia non esiste non puoi lavorare agosto perché tutte le aziende ci si rivede a settembre eh, le tasse sono veramente belle e pesanti eh, poi io che ho una SRL che fattura parecchio vengo controllato costantemente le mie fatture passano direttamente dalla guardia di finanza quindi c'è anche insomma, una discreta pressione Uh, insomma eh, però va bene insomma per ora va bene continuo qua però è tosta quindi non hai, so. non hai fatto diciamo la fine di Ciccio Gamer ancora no per ora mi sembra di no mi sembra di aver fatto tutto correttamente eh, però a proposito secondo te cioè si sta smuovendo qualcosa sul discorso del riconoscimento della, della nostra sì, guarda, figura fidati, fidati eh, a è... la finanza ne... ci ha già riconosciuto da mo eh, <ride> eh, no, eh, perché... prontissimi ma secondo prontissimi. te è necessario essere riconosciuti, avere un codice ateco, te cioè, aiuterebbe un po' oppure alla fine forse della... sì, il problema è che si arriva sempre un po' tardino io ho ricevuto qualche chiamatina dai miei amici della finanza che salutiamo e ci seguono sempre e anche informativa così e sì, stanno cercando di fare qualcosa però anche loro li vedo molto scoraggiati cioè loro si vede che vogliono avvicinarsi capire, comprendere e soprattutto hanno capito che questa roba qua fa girare un sacco di soldi che se indirizzati in una maniera giusta possono portare bene a, proprio all'industria italiana ma su, li vedo proprio anche loro molto, perché sanno che ci sono tempi pachidermici, ci sono lungaggini Grazie. molto, eh sì, lungaggini cioè loro si sono informati, io, io penso, cadano ora un po' dal pero su tutte le ultime questioni di Twitch, eccetera. Però si, insomma, si doveva fare due anni fa, tre anni fa, già in pandemia ci si doveva muovere per capire il fenomeno Twitch, perché è lì che esplose, è lì che devi andare a capire subito cosa sta succedendo. Ma li vedo molto più lenti, ma non è colpa loro, secondo me, è, è colpa de, proprio del sistema base. Però... Sì, pensa anche a tutti i professionisti del settore, cioè già trovare magari una persona che ti assiste come un commercialista che conosca la materia e che non ti guardi come per dire Oddio di cosa mi stai parlando, in che senso lavori qui, che cosa fai. È complicato, cioè sono poche però le persone, magari si sì, sta al singolo studiare. e eh, ok, però è anche poi lo Stato che deve provvedere a occuparsi di tutta una parte di lavoratori che esistono, cioè nel senso non è che sono invisibili e che chiedono un intervento, perché poi non è che dici, sai, c'è cioè, da una parte silenzio stampa, va bene così. No, ci sono state anche più occasioni per chiedere degli interventi. Quindi dovrebbe mm. proprio interessare allo Stato perché è parte della, della popolazione, dei cittadini. Claro. Chiaro, sì, sì, è chiaro che dovrebbe anche perché ora eh, ci sono cioè, la Ferragni. Che ti stia simpatia o no? È una delle influenze più grandi al mondo. È italiana. Gli avrei sfruttato proprio questa roba qua per collegarmi all'intera categoria e fare qualcosa insomma, tutelare sì. in un certo senso. Comunque ho visto in chat. No, io non sto in, in Svizzera, sto a Pontedera, in provincia di Pisa, in Toscana. <ride> quindi non so perché eh, questa credenza non lo stavo per, per nulla in Svizzera. <ride> vi dice così ma in realtà ragazzi no, in, in realtà qui fuori c'ho le vacche e vado a Munge per fare un po' di cioccolata no no so, sto qua sto in provincia di Pisa ci sto anche discretamente bene senti a proposito di influencer quali sono i politici che, che secondo te sui social si muovono meglio e quelli che si muovono peggio tra quelli insomma che magari hai avuto modo di seguire soprattutto durante la campagna elettorale Mm, quelli che si muovono meglio non lo so, uh, direi la Meloni visto che ha vinto, però uh, quella che si muove peggio è sicuramente Salvini, che è diventato un, una sorta di. Di, di, non lo so, di rappresentante delle proloco nazionali che va a mangiare i pani <ride> noi abbiamo consigliato <ride> di, di oh. istituire il ministero delle sagre, sagre. sagre sì sì ma è perfetto lui cioè, mangia, si strafoga io è memorabile tanti se la sono persa perché ormai Salvini sembra morto, dimenticato però è sempre interessante a livello comico eh, Salvini che sforna le pizze mentre parla dei morti. Quella penso sia una delle cose più belle, <ride> Mamma mia! Ha eh, ah, visto che sono le, come morti, cose, aspetti, che pronta questa via Gorgonzola, cioè, tira fuori la pizza. Io non, non riesco a capire come possa pensare che questa roba funzioni a livello social. Però va bene, non guardatelo perché è un momento di rara comicità involontaria. Eh, per il resto, credo Salvini sia il peggiore al momento, migliore, ma anche la, tutta la sinistra noi siamo i più grandi lotta all'evasione ok, grandi, mamma mia che coinvolgimento mi sento veramente invece bisognerebbe fare una roba molto più comica anche autoironica, cercare di andare a, a colpire eh, la sfera meme, no? Dei social Berlusconi è resta... stato il king no, Berlusconi non, non fa i meme ma involontariamente, è diverso cioè, te li devi fare con sapienza. lui, benvenuti su TikTok, in realtà è un meme ma non lo sa, cioè lui gli Scrivono delle cose, le legge totalmente. Andato, secondo ormai, te, lui non è cioè non, non, no, non ma riesce ma... a capire che questa cosa qui. Eva, ma parla di lire, credeti, scambiando lì con l'euro, cioè non ha percezione della realtà, <ride> non, ha, non, non, non legge delle cose, che cioè, continua a dire le, le cose superstizie. No, non lo so, forse lo sopravvaluto barzili. io, però ogni tanto penso eh, un che sì, le, sì, che È un, un po' sì, secondo me ci Dice che torno. il matrimonio non l'ha rinvigorito, comunque, no, Anzi, no non no, matrimonio, quello no. che matrimonio. Non so se avete visto se era la festa dei cani, era lì una festa dei cani, accompagnato, sì. Sì. Cioè, non riuscivo nemmeno a comprendere il luogo dove c'è cioè, veramente un po', un po' troppo. Vabbè, okay. Berlusconi. Io so tutto perché è una mia particolare fissazione. E me lo studio bene, però non, 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 non tenderei più a sopravvalutarlo. È andato, secondo me. Sì. No, ci sta, ci sta quindi della parte di opposizione, non c'è nessuno di salvabile da un punto di vista comunicativo, diciamo, non lo so, non non ci ho mai pensato cioè, tipo Calenda, Renzi Calenda se... è ganso perché è uno che mh, pane pane vino al vino quindi c'ha questa comunicazione molto diretta e funziona però fa delle cagate eh, allucinanti e si brucia Calenda c'ha il gemello veramente. buono e il gemello cattivo è né? vero sembra bipolare ma, ma peccato peccato sì sì Niente, invece... È strano perché no, questo, questo romanesco, no? Ivan te puoi sì, apprezzare forse sì, più sì, degli sì. altri, no? C'è cioè, questo romanesco che lo rende molto... Ma ti ricordi quando, quando si erano dissati poi... con Orfaina, con Damiano Erfaina? Sì, sì, sì. Damiano eh, può poi... essere più, ma può essere vero. Quello è interessante, però allo stesso tempo poi dice delle cose talmente elitarie che non... Boh, no, capisco, va in totale contrapposizione. Però va bene così ganso a livello comunicativo Vinci, Bilio, però bisogna anche capire le cose che dico eh? se no vi faccio visculaccio al posto di Ivan è eh, a livello di si comunicazione punti. non di simpatia politica esatto, sì. ragazzi coraggio scusami eh. Ivan mi occupo anche della tua chat non dovrei però mi sono ossessionato no, io non la stavo eh. neanche sinceramente la sto leggendo poco perché mi sto prendendo in questa live. sicuramente è più divertente che intervistare i politici <ride> eh, veramente L'altro giorno abbiamo intervistato un senatore della Lega Bello! E ci bello. ha detto, insomma, abbiamo chiesto della cosa ne pensa della cannabis E lui ha detto assolutamente no, le droghe, la droga è morte, no? lo slogan della Lega Allora io ho detto, ma secondo questo principio, allora anche l'alcol e il tabacco dovrebbero essere assolutamente vietati, no? Invece no, no, l'alcol invece fa bene se non se ne abusa un bicchiere di vino al giorno, lo dice Ma anche. E se si dice Salvini, uguali. Cioè, sì, sì. Poi ha detto: oh, Ho lavorato 15 anni nelle discoteche, ti assicuro che se ne vedono di tutti i colori. Ah, perché nelle discoteche si fanno più canne che alcol, non lo sapevo questo, scusi. No, non hanno il contatto con la realtà, o se ce l'hanno, fanno finta di non avercelo, o creano un mondo tutto loro, una realtà tutta loro. Vabbè. Sì, c'era anche quella del post che avevamo sentito eh, un po' di tempo quello. fa, che ci aveva detto. Avevamo, chies avevamo chiesto giustamente sulla base di cosa era stato stabilito il tetto inizialmente di 30 e poi di 60 euro, e ci è stato risposto che la mamma da piccola gli consigliava di andare sempre in giro con 30 euro in tasca. Oh. Quindi capisci la pazienza che si deve sviluppare ogni tanto, capite, stare qui e dire l'ha detto veramente? Ah, ok, perfetto. Va bene così, non capisco. Vabbè. Cario, c'è un eh? tema interessante questo, perché potrebbe essere sempre legato ai social e al mondo degli influencer. <ride> Mi immagino un futuro di, eh, non troppo lontano, dove abbiamo un Fedex Presidente della Repubblica. Mm. C'è Giorgia Meloni che vuole il presidenzialismo, quindi l'elezione mm. diretta del capo dello Stato, quindi Mattarella in questo caso sostituito da qualcuno eletto dal popolo. Questa cosa, mm. secondo te, è giusta o è. No. Pericolosa, pericolosissima. Sono d'accordo, vedi che non è così. Eh. Pericolosa, Ivan. io pensavo al eh. 2000, qualche anno fa se ci fosse stato il presidenzialismo, Beppe Grillo rischiava di diventare presidente della Repubblica. Ci sono, diciamo che ci sono delle cose che non vanno fatte. Eh, cioè il popolo è una cosa bellissima, però certe cose non le deve decidere il popolo perché non è preparato per deciderle, capito? Questa è un po' la mia opinione. Quindi ci sono delle cose che vanno decise eh, da persone che tecnicamente dovrebbero fare il loro lavoro e sapere di che cosa si sta parlando. Poi chiaramente se lo sanno, non lo sanno, se eleggono il Presidente della Repubblica a seconda degli interessi di quel momento, è successo in passata la grandissima, è un altro discorso, eh, tipo il, Na il Napolitano 2 o, o quando non, non venne eletto Andreotti, e, ma meglio che il popolo... insomma. No, perché sennò veramente si inizia a candidare. Ti immagino una candidatura? Allora, a questo meme. punto per per. Maga magari per, per davvero, magari per davvero: dire. no, 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 mi fa paura, è veramente A questo punto <ride> mi hai, diciamo, ti ho lanciato l'amo. E ora ti, ti faccio quest'altra domanda. Lo strumento dello speed c'è qualcuno che lo vorrebbe sì. insomma, eliminare dalla possibilità di utilizzarlo per firmare per raccolta, firme per il referendum. Mm -hmm. per, proprio con questa argomentazione, nel senso, molti cittadini non sono in grado di votare su determinate cose eh tecniche, sì. che ne so, il nucleare. Eh sì. Secondo te lo speed come strumento favorisce effettivamente ed è pericoloso perché porterebbe oh. a chissà quanti referendum in più oppure è un pericolo che insomma. No, certo, porterebbe tanti referendum in più. Il problema è che bisogna vedere se la gente si informa per davvero sui referendum, perché secondo me non molto. Anche sul nucleare, secondo me la, la gente si è informata sempre molto poco. Cioè, quando si pensa a nucleare si pensa a Chernobyl o a Hiroshima-Nagasaki. L'avvocato ma... dell'atomo sarebbe fiero di te eh ma non è proprio così cioè, le, le centrali nucleari di, di ultima generazione non hanno più i problemi che avevano le centrali malmesse come quella di Chernobyl e non ci sono più gli stessi problemi di un tempo, anzi bisognerebbe fare più nucleare Però anzi, se, eh... se dovesse arrivare un mega tsunami o terremoto probabilmente la centrale nucleare è l'unica è cosa che non crolla <ride> probabilmente sì, 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 quindi bisogna e, il popolo invece deciderebbe diversamente e quindi, capi, perché non sa di energia non si informa su questi cioè, magari qualcuno si informa però non ne sa così tanto da decidere come spostare una roba così importante a livello politico e sociale anche tutto lì sono eh, molto d'accordo e invece visto che la domanda successiva sarebbe stata proprio quella legata all'energia ti chiedo invece una domanda insomma eh, sui diritti civili dove abbiamo già detto, insomma, cannabis, ok, eutanasia, ok. Sì, certo, ovviamente. Ti metto in difficoltà, adozioni gay. Eh. Eh sì, domani mattina. Maternità surrogata. Sì. Ok. Io sono su, tu... sono tutto, eh, su queste droghe, sì, sì, Dario, regolamentazione delle droghe pesanti? Lì è un discorso un po' più complesso. Lì è un discorso compl certo, che togli un altro commercio a chi non deve possedere questo commercio, però è... stai parlando del 3500, te stiamo, siamo sull'altro proprio livello. Però queste robe qua sono fattibilissime secondo me. Forse l'ultima, qua in Italia è difficilissima, però la terz'ultima, le adozioni gay, cioè non ha senso veramente non farle. È proprio una cazzata è no? inutile. E chi si mette contro ha uh, dei problemi di, di, di omofobia palesi, secondo me, perché toglieresti tanti orfani, tanti bambini che soffrono, ragazzetti anche che soffrono eh, dal, dalla, dalla solitudine, dalla povertà, dal, dalla mancanza proprio di, di una famiglia. A loro non interessa niente, vogliono essere solo amati. Anche questo è super retorica, ma è così. Beh, secondo te, qui c'è un discorso di disinformazione ideologico la chiesa tutto, la è Chiesa, tutto, quanto è peso ha ancora secondo te in queste scelte e adesso sì. non più come un tempo secondo me però c'è un, un po di influenza c'è ancora secondo me più che altro c'è ancora un'influenza del del popolo eh, tradizionale cioè tradizionalista e un po conservatore più che della chiesa la chiesa secondo me ora un po non ha più il potere di un tempo. Ecco. Mi ricordo che un tempo i preti, i vescovi, i cardinali erano in televisione a dare lo la loro opinione su tutto. Ora, per fortuna, leggermente meno, un po' meno. Però, secondo me, è un pochino sì. Più che altro, la Chiesa trasversalmente influenza un, un popolo appunto tradizionalista e, e, e conservatore e questo è un male. Cioè, l'ingerenza della Chiesa deve cessare totalmente. Però non è più come un tempo, secondo me. Così, da, da, da popolo, ti dico, questa da personaggio da, 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 da uomo della strada. Ecco. Ci sta, ci sta. Non so Francesca qualche domandina ancora. Io sì, una domanda la volevo fare, però non so se conosce il settore, però visto che prima ha parlato lotta alla mafia, lotta all'evasione, quindi giustizia, e ti volevo chiedere se per caso hai qualche idea sul sistema penitenziario italiano, mm. cioè se funziona secondo te il carcere come pena, se dovrebbero aggravare le pene, diminuirle, depenalizzare, insomma, che misure prendere, visto che insomma quest'anno ci sono stati 84 suicidi, che è un numero tristemente da record. E, anzi, l'anno scorso ormai perché ora è 2023, e, e poi, insomma, la tematica del sovraffollamento e tutta, tutto insomma quello che è la vita e i diritti all'interno della no, scoprizione. Questo del carcere. Non, sono, non sono molto informato, quindi non, cioè, mi sono limitato veramente a sentire a vedere documentari, a sentire interviste di persone che sono state in, uh, in prigione e come l'hanno vissuta come è, però non sono così informato. quindi Preferisco non di cazzate. Fai benissimo! No, no, no figura di apprezzo se... no, assolutamente. Però, siccome prima hai detto di, di Gratteria, ho pensato a provare sì, a fare questo. Sì, questa no, quello domanda. sì. Hai fatto, hai fatto benissimo. Quindi... Però ho, ho paura. Ho visto anche un'intervista interessantissima a GP su questo a Tintoria, che ne sì. ha parlato abbondantemente. Però, un po' pochino. Mh, ho anche visto altre robe. Però, non, non sono così esperto. Ecco. No, non no, so. ce ne stanno Bisognerebbe fare lecenti... un po' di volontariato, però, in prigione per capire come, come funziona. Magari ti cambia anche un po' prospettive. Sì, guarda, io sono, sono una volontaria, quindi in carcere a Roma. E quindi sì, cambia, ah, cambia sì? tanto le prospettive. sì, Bello sì? Bello, cazzo, sì. bellissimo. Sì, da bellissimo. un po' di anni. E le cambia, le Bravo. cambia perché ti fa vedere, cioè ti fa conoscere un po' che ambiente è, perché c'è un'idea da fuori che poi dentro ti si ribalta completamente. Poi certo, poi parli con persone, insomma, che hanno un certo passato e hanno commesso determinate cose, quindi ecco, eh, devi anche farti un po'... Il carattere forte, ecco, da un certo punto bello, di vista, però è figo. Veramente bello. No, immagino che sia tosta, però bello. Bello, assolutamente. Comunque pure dalla chat ci stanno delle curiosità, eh. Qui dicono la leva sì, obbligatoria, Ti leggevo, effettivamente, La leva obbligatoria no. Io... no. La leva obbligatoria no. Io non posso sentire queste cazzate, ragazzi, veramente. Attento, la però, perché oh, ci sono alcuni, diciamo, esperti militari che potrebbero... Eh, sì dei risticati. ragionamenti per dirvi sì, siccome sì, sì. la situazione a livello mondiale insomma con la Russia che fa così la Cina non si sa eh, avere diciamo un, un esercito preparato potrebbe non essere così negativo sì. ora Va la bene. leva di un tempo è infattibile chiaramente però, ma ti pare Ivan, ripensarla... che io nel 2023 devo preoccuparmi di essere addestrato se si va in guerra? Ma che sei? Pazzo? No, 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 no. Infatti, le persone <ride> con cui abbiamo <ride> parlato, intervistato, non parlano di un addestramento vero e proprio, ma semplicemente la base, magari inserita nella, nel, nella, nella scuola, ecco. Di quello si parlava però no. ripeto non ho le competenze e non, ho neanche, non sono neanche io d'accordo quindi non, non voglio intraprendere questa discussione però abbiamo parlato insomma con un generale o un esperto appunto di, di storia militare che insomma ci parlavano di questo ci hanno dato questi spunti No, invece un tema che mi interessa trattare un attimino è quello della, della salute mentale, visto che eh, noi, insomma, mm. streamer, okay. siamo anche colpiti da questo direttamente. Okay. Insomma, in questi mesi diversi colleghi, anche conoscenti, amici, eh, sono stati, insomma, protagonisti anche di sfoghi, di, di percorsi, Zanot, Masseo, ma io stesso, insomma, tanti altri. E quindi ti voglio chiedere, a livello proprio statale... Insomma, c'è stato questo bonus psicologo. No? Ma secondo te, eh, non sarebbe il caso di dare più importanza al pari della salute fisica? Eh, alla salute mentale e in sì. che modo tu lo, lo faresti se fossi insomma Beh, al ecco, con i bonus va bene o con eh, un bello psicologo della mutua ci starebbe bene eh, comunque più vantaggi più, no, no, incentiverei tantissimo questa roba qua ma non solo per lo streamer ma perché in generale sti ragazzetti ora veramente ce n'hanno bisogno tantissimo e, ed è anche venuta l'ora un po' di sdoganare sta roba che lo psicologo è il dottore dei pazzi perché sennò veramente eh, lo strizza cervelli come si chiamava una sì, volta. sì, sì. sì. Sì, 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 un no, bello psicologo di base ci starebbe bene, ma non, lo, lo dico senza scherzi. Eh, Alcune regioni, la Campania e in parte qualcosa anche della Regione Lazio avevano fatto, no, Francesca, su questa cosa. Eh, sì. Però sì, sì, mi Ritorno... pare anche in Lombardia hanno iniziato a introdurlo. Ritorno al problema di prima, dove troviamo i soldi? Ecco, è sempre quello, eh, più che altro perché eh, non so se hai visto gli ultimi rifinanziamenti, che già quest'anno praticamente il bonus psicologo l'ha preso un richiedente su dieci. E il prossimo anno raddoppierà la cifra quindi non sarà più 600 ma 1500 euro ma ovviamente oh, yeah. ci sono meno della metà dei fondi Eccoci. quindi ne usufruirà ancora meno gente praticamente dai, yeah. dai yeah, eh, sì. capito <ride> bene ma no, comunque sì se, servirebbe assolutamente servirebbe assolutamente e, o magari eh, anche nelle scuole insegnare che magari magari mettono uno psicologo, una sorta di consultorio, c'era, eh? ora non so se c'è ancora, eh, ai miei tempi c'era, eh, però un consultorio, uno psicologo che magari può assistere i ragazzi e non farli sentire in imbarazzo se ci vanno, non sarebbe male. L Educazione sessuale è è nelle scuole... scuole beh, alla base, subito. sì, domani mattina, assolutamente, sì, sì, sì. E beh, figurati. Senti, non so se Francesca ha un'ultima domanda, se no eh, faccio un'ultima domanda io. Vai, poi... vai, vai, vai Ivan, tranquillo. Vai. No, vabbè. L'ultima domanda, in realtà, riguarda più che altro una mia curiosità. Eh, ne parlo magari con altre persone. Io e te ci sentiamo un po' di meno. però volevo chiederti riguardo il nostro mondo eh, cosa ne pensi di tutto questo? Diciamo questo caos che sta generando il fatto che Twitch, l'esodo su YouTube, tu lo vedi ah, questa cosa okay. oppure. Beh, eh, per ora no, cioè tu, per ora no. Vabbè, io ho visto insomma Blur, te qualcun altro, il calo su Twitch non lo state vivendo sostanzialmente però hai visto che sotto di te c'è stato un calo eh, su questa piattaforma eh, oppure te ne sei accorto, secondo te è insalubre? No vabbè ho visto in realtà anche colleghi crescere <ride> tipo Saidonia, Murraid, ora Murraid ha fatto un evento molto perché anche lì la gente eh, ha dei un po le idee confuse riguardo Twitch, nel senso che eh, esce un gioco e ci sono le classifiche sub: no? queste stronzate che vengono condivise su TikTok. Oddio, Sai è cresciuto! Ma com'è possibile? È uscito Pokémon, lui è main su Pokémon, certo. chiaramente cresce da abbonati. Poi torna. Oppure, oddio, guarda Moonride! È uscito Warzone. È Vabbè, come noi aveva... alle ma... le elezioni avevamo 7.000 abbonati. Mo è è ovvio, 3000. ma è ovvio, ma è ovvio, ma è normale. Io farò la maratona, mi scoppierà il canale. È finita la maratona, ha finito il cane e gliene frega più una sega nessuno, si torna a numeri di prima quindi queste robe le lasciamo però sì, ci sono state in realtà delle crescite progressive senza eventi, senza nude e crude, eh, però sì c'è stato un, uh, un, uh, un calo, però Ivan è fisiologico, cioè il la gente che si stupisce, anche i creatori stessi che si stupiscono, cazzo, ma perché Twitch è calata? Perché? Perché è finita la pandemia, è finito tutto, la gente non è più in casa, il venerdì esce, è il perché io non faccio più 15.000 spettatori al pub, perché lo faccio il venerdì sera, venerdì sera la gente sta più in casa, va fuori e quindi faccio 8.000, 9.000 spettatori, ma è normale, non è che piango, è la vita. Quindi bisognava attrezzarsi già in pandemia per il post pandemia. Qualcuno l'ha fatto, qualcuno no. Poi chiaramente Twitch ci ha messo del suo con manovre abbastanza, diciamo pure demenziali. Eh, il Prime calato perché così vi aumenteranno gli abbonamenti. Non è successo assolutamente niente. Eh, pubblicità a go go, eh, insomma, c'è sta stato di tutto. Ma tu ti sei mai chiesto perché Amazon non, non spinga Twitch sui suoi canali? Che ne so? Amazon Prime Video mette una pubblicità di Twitch oppure sull'e-commerce sull di Amazon non c'è nessun riferimento a Twitch? Sono aziende separate, credo, perché sono proprio rami della... separati. Cioè, credo per quello, non lo so. Però sì, forse dovrebbero aiutarsi a vicenda, però non capisco, che, che non so nemmeno che. Non lo so, non, non so se che, che contratti hanno, che robe hanno. Comunque bisognava prepararsi e bisognava essere lungimiranti. Invece per molti la pandemia sarebbe durata all'infinito. Ora la pandemia è finita e, e adesso? Bis e, e soprattutto la gente dopo la pandemia si è scaricata. Perché non vedendo più quei numeri, quei, quei sub, quegli spettatori medi, ha lavorato meno, ha lavorato peggio io il giorno dopo la pandemia ho lavorato come se la pandemia ci fosse ancora stata cioè, sempre a martellare anche perché mi garba da fa schifo sto lavoro eh. devo dire la verità, io sono molto dipendente ne parlavo anche ieri, da Twitch mi garba proprio a fare le live, non vedo l'ora di attaccare quindi, non ho sentito tanto questo dislivello qua, perché e la, il pubblico se ne accorge, il pubblico si abitua a te anche post pandemia poi chiaramente hanno i loro interessi, giusto, e vivano se mi danno mille abbonamenti in meno ma vivono meglio loro, e sti cazzi, va bene sì eh... Ci sta, ci sta, giusto. Ci sta. Ci sta. Vabbè. Poi, in caso, insomma, perché. quello che io penso di aver imparato è che chi lavora sul web deve comunque sia star sempre... È come se stai su una tavoletta da surf, no? Sei sempre sì, in sì. bilico, in equilibrio e devi essere sempre pronto no? a cavalcare l'onda. Arriva mm. la nuova piattaforma, si, si deve cambiare qualcosa, ti devi reinventare... Questa è un po' la vita no, del content creator, devi tutto. intercettare Prima. il trend in uh -huh. anticipo, certo. Oppure far diventare trend è quello che fai te, secondo me ancora, eh. però lì ci vuole un lavoro enorme. Tra l'altro uno diceva, dipende anche dal tipo di pubblico fidelizzato. Sì, Zoho 94, però il pubblico fidelizzato, non è che lo compri su eBay, cioè il pacchetto pubblico fidelizzato, te lo crei e te lo Creare crei tu. con queste robe certo. qua. Cioè, eh... Non è arriva dal cielo, nessuno ti regala nulla in questo mondo, anzi al massimo te lo inculano, quindi, eh, <ride> quindi è il contrario. E poi c'è chi come Dudubi che si lamenta per due ore di live, dai, diciamolo, qui Dario ne fa 15 tu... al giorno, no scherzo. Se, vabbè, ma Simone è un artista, Simone vorrebbe salire sul palco quell'ora e poi si rimasta esatto, per davvero? un mese. <ride> sì, sì, sì. Eh, però non è così. Manco ma nel mondo della musica. Ormai bisogna fare tournée tutti i giorni senza mai fermarsi. Coltivare l'hype. Sta cazzo di cultura è l'hype che ci ucciderà tutti. È so vero. Già. <ride> eh, già. Senti, ultimissima domanda e ti lascio andare, caro Dario. Tu a che ora Dive. vai? Live? Alle 9? Sì, alle 9.45. Volevo anche mangiare, però devo okay, ordinare okay, perché ti lascia finito. il politico internazionale che ti piace di più. politico internazionale che mi piace di più. Ma non lo so, mi cogli impreparato. Non lo so. Anche del lo passato. So eh. Anche del passato l internazionale. No, perché ma che barano. Mi hanno chiesto chiedimi di chiedimi di Joe, ba di Joe Biden. Ho ah, detto... Biden mi lasciamo perdere. Dai la fine dell'umanità, ehm... <ride> non lo so, non, non te lo so dire Del passato internazionale, eh, mi, testa... mi coglie impreparato. Testa. Ci ho pensato, non lo so, te lo faccio sapere, te lo scrivo, se mi viene in mente. <ride> <ride> te lo scrivo. Va bene. L'importante è che non sta... sia Putin, Dario. No, no, mamma mia, ma ah, No, non ti ho fatto la domanda sull'Ucraina. No, ma che Putin, magari vediamo io lo odiavo. Finora sei stato io... perfetto, vediamo se mi cadi sul finale. Tu cioè. sei a favore o contrario a sostenere militarmente l'Ucraina inviando armi? Io... io penserei più ai trattati di pace e invierei un po' meno armi, però c'è da dire che sono inviarmi alla fine. Beh, noi non quindi... inviamo molte, Dario. Eh. No, in realtà no. No, no, ma in generale, noi come... come Europa, come Occidente, come Occidente sì, anche come Occidente. però è una situazione un po' particolare perché siamo fra due fuochi in questo momento, quindi non Vabbè, saprei io, proprio io, Ok, ok. Hai visto ragazzi, ho era? trovato qualcosina dove Dario mi cade, eh, no, però dove detto. Dario mi cade. Qual è il tuo... È il tuo no, tuo no, perché no, è il discorso no, del come si difendono, capito? Come si difendono? No, no, chiaro, è, se sì. non inviamo armi è la fine, appunto ho detto. Però allo stesso tempo bisogna anche un po' pensare ai trattati di pace, perché è chiaro che questa guerra è fatta anche per osservare come stanno andando certe dinamiche belliche. Eh, comunque l'America la sta guardando con interesse questa guerra, secondo me, in maniera anche abbastanza morbosa. Quindi bisogna inviare armi per farli difendere, però allo stesso tempo bisogna pensare anche ai trattati di pace. Non saprei proprio. Non sono così ferrato per, per potermi esporre così Nabbè, in maniera tranquillo. decisa. Però non voglio fare nemmeno democristiano. Non so, però non lo so davvero. Non lo so davvero. Ah beh, ci sta, no, vabbè ci sta. non è un essere democristiani è semplicemente non essere tuttologi che è sempre poco apprezzato mm. ma in realtà è la ho cosa importante. ho sentito tutte e due le campane tuttologi. Francesca devo dire la verità, ho sentito tutte e due le campane sì. però tutte e due le campane hanno delle ragioni interessanti sì. da seguire capito sì. Quindi temo che non hai sentito Orsini per me va orsini è, vorrei schippare questo argomento <ride> e andare avanti così Dai. grazie Dario è stato ciao. un piacere averti qui. Ciao, vi abbraccio. Grazie, buon buona serata ciao, e ciao, buon applauso. Grazie ciao. Ciao, ciao. anche a te. Ciao, ciao, ciao. 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 ciao.